Ciao grandissimi studenti ragazzi, sono qui oggi con questo nuovo video molto molto importante. Grandissimi miei, infatti oggi vi porto un video dove vi faccio una sorta di recap e di aggiornamento su tutto ciò che è stato questo ultimissimo periodo e quello che sarà il prossimo futuro periodo, perché ho tantissime novità da dirvi. Grandissimi miei, come sapete molto bene, probabilmente questo video uscirà anche dopo la prima live sul canale YouTube, se tutto è andato bene, speriamo. E questo video è appunto dedicato a ciò che ha comportato il mondo delle live. Infatti, grandissimi miei, come sapete, ho voluto fortemente fare un upgrade, ho voluto assolutamente portare qualcosa di nuovo sul canale, che erano appunto, e che sono appunto, e che saranno appunto, le live. Ciao, grandissimi miei, ciao a tutti. Benvenuti grandissimi. Le live ragazzi sono per me un contenuto davvero fighissimo. Io sono assolutamente innamorato delle live. Mi piace moltissimo farle. Le ho fatte un po' di tempo fa sempre su YouTube. Adesso ho proposto un upgrade e adesso arrivo al punto, perché è un passo avanti. Secondo me è un passo avanti che gli youtuber, gli influencer o comunque gli streamer hanno fatto, stanno facendo. Chi non l'ha fatto prima o poi lo farà, perché è qualcosa di essenziale secondo me, ed è qualcosa davvero che crea un altro tipo di rapporto con le persone. E con le persone che lo seguono la singola persona, ed è quello che volevo fare io. Volevo fare un altro passo avanti nell'interazione con voi e soprattutto volevo fare qualcosa che secondo me mi rispecchia di più, ovvero intrattenere un pubblico per tot tempo, non soltanto in un video montato, ma intrattenere il pubblico per tot tempo e faccia a faccia, diciamo, in diretta quantomeno. Quindi questo per me era un desiderio che ho provato in tutti i modi a realizzare. Ci sono però dei punti chiave in questo discorso. Come sapete bene, per fare delle live fatte quantomeno decentemente servono delle impostazioni che io ho provato a creare con i miei mezzi non fantastici, ma ho provato a crearle, secondo me sono molto carine, e soprattutto servono degli strumenti che possono essere dal camlink, che per chi non lo conoscesse è uno strumento molto utile per fare streaming, da una webcam a super altissima qualità a un microfono, eccetera eccetera eccetera. Mi sto un po' reinventando, ho avuto anche regali da parte della mia ragazza, o comunque ho utilizzato un po' quello che avevo per provare comunque a tenere un risultato migliore possibile. Sicuramente vorrei fare degli upgrade nel corso del tempo e qua iniziano una serie di cose. In che senso? Ho aperto ufficialmente sia gli abbonamenti sul mio canale YouTube, sia una pagina di Patreon, sia un link di donazioni per Streamlabs. Alcuni di voi non sapranno di cosa sto parlando, ma adesso lo vado a spiegare. Essenzialmente, grandissimi miei, attraverso quello che sto facendo vedere qua in sovrimpressione, ho attivato appunto gli abbonamenti YouTube, nel senso che chiunque sarà interessato potrà abbonarsi al mio canale YouTube mensilmente, quindi potrà donare uno di questi 5 livelli, di queste 5 quote a me personalmente, e ovviamente in base alla donazione che ha fatto riceverà dei vantaggi. Come vedete bene, su YouTube sono 5 livelli e ogni livello, diciamo, ha un suo vantaggio molto interessante. Simile cosa è stata fatta per Patreon. Su Patreon, per chi non lo conoscesse, è una piattaforma che permette di sostenervi, supportare economicamente i creator, i vostri creator, artisti, eccetera, eccetera, preferiti o comunque cui volete comunque che vadano avanti a creare contenuti facendo anche magari gli upgrade. E anche qua funziona in un modo abbastanza simile. Patreon, ho creato 5 livelli e per ogni livello c'è, diciamo, una ricompensa per la vostra, diciamo, contributo, per il vostro aiuto, per la vostra donazione. Inoltre c'è un link di Streamlabs. Streamlabs è appunto una piattaforma che utilizzerò per fare le streaming, che essenzialmente è un link che permette a voi direttamente di fare una donazione a me, che può essere ad esempio tramite PayPal, molto diretta, in caso ovviamente voleste donarmi qualcosa. Ok, ho detto le cose più pesanti da dire, perché è sempre un tabù parlare di soldi sui social e in particolar modo anche su YouTube. Adesso però vi spiego perché ho fatto ciò. Grandissimi miei, prima cosa che è assolutamente necessaria dirvi: io non vi sto chiedendo soldi, non lo farò mai, è una cosa che aborro, è una cosa per me vergognosa chiedere soldi alle persone, quindi scordatelo dalla testa, assolutamente no.
Seconda cosa importante, a chiunque usufruirà di questi servizi che ho messo a disposizione, chiunque vorrà donarmi qualcosa o vorrà abbonarsi, diciamo, ai vari canali, appunto ai vari siti con cui mi sono affiliato, mi sono reso disponibile, avrà ovviamente da parte mia un qualcosa in più di contenuti. Avrà ovviamente dei vantaggi, comunque delle rewards, delle ricompense, ecco. Ma chiariamo bene, i video, i post, i contenuti che faccio sempre rimarranno sempre disponibili per tutti, ok? Quello che offro alle persone che magari credono particolarmente in me, ma che soprattutto hanno la possibilità economica e il forte desiderio nel contribuire al mio progetto, al suo miglioramento, al suo sviluppo e al suo avanzamento futuro, avranno delle ricompense e dei contenuti speciali in più. Quello che vorrei assolutamente far capire e che comunque i contenuti che io ho sempre fatto ci saranno sempre disponibili per tutti, ok? Chiarito anche questo, spero di averlo detto in modo molto chiaro. In ogni caso, ripeto, sono molto disponibile anche sotto nei commenti a rispondere e a chiarire alcune cose se non le avete ben comprese, ci sta, è normalissimo. Vi spiego il motivo per cui ho creato tutto ciò. Ho creato tutto ciò perché vorrei fare un upgrade, fare un miglioramento nella mia setup, nella mia impostazione, nelle mie postazioni, nei miei strumenti per la creazione e la produzione di video, contenuti, live, eccetera, eccetera. Vorrei fare degli upgrade, vorrei migliorarmi perché voglio dare qualcosa in più e soprattutto perché voglio portare dei miglioramenti, voglio fare delle cose qualitativamente più belle e soprattutto voglio davvero che siano fatte non soltanto a livello di quantità, quindi vi porto il contenuto, vi porto il video, vi porto la live, punto. Voglio che siano fatte davvero bene e quindi ovviamente servono strumenti, oggetti, apparecchiature adatte per farli. Purtroppo è un costo che da solo non posso supportare. Ho provato in qualche modo e sto provando in qualche modo a raffazzonare, sistemare cose. Ho provato e sto provando in qualche modo comunque a portare il miglior contenuto possibile per quello che ho attualmente e ho fatto anche dei piccoli investimenti, come sapete molto bene, per i materiali, per le apparecchiature, per gli strumenti, per la produzione di video e per anche poi per le live, che però almeno per il mio desiderio, per quello che è in testa, per quello che vorrei fare, non bastano. Sono comunque contenuti di livello discreto, sufficiente, ma non arrivano ancora a un contenuto di buon livello o soprattutto di alto livello. E questo è il motivo per cui ho aperto un Patreon, ho creato gli abbonamenti su YouTube e ho aperto un link di donazioni per far sì che chiunque creda nel progetto mio, Indovinox, possa contribuire ed aiutare nel suo miglioramento, nel suo sviluppo e per il raggiungimento di un alto livello qualitativo. E mi sono davvero impegnato e scervellato dal canto mio per ringraziare profondamente le persone che crederanno in questo progetto, anche economicamente parlando, con qualcosa. Infatti, come vedrete, a parte le donazioni su Streamlabs, che sono donazioni molto comuni, tranquille, che io anche a volte faccio ad altri influencer, perché vabbè, penso sempre che magari beccassi un youtuber in giro che mi piace molto, gli offrirei un caffè senza problemi, ad esempio, è un grazie molto semplice, è semplicemente un bel gesto, ma sono donazioni, sapete bene anche voi come funzionano. Su tutti gli altri contenuti, quindi abbonamenti e Patreon, che sono contenuti ad abbonamento mensile che si può comunque interrompere quando volete voi, quindi può essere anche un abbonamento di un mese e basta, quindi un solo contributo di un mese, ecco, mi sono impegnato a darvi qualcosa, a restituirvi qualcosa del supporto e dell'aiuto e del forte attaccamento che dimostrate verso il mio progetto, perché facendo così, contribuendo, diventerà anche il vostro progetto, diventerà il nostro progetto, quindi di tutti noi, ed è giusto che io abbia pensato delle ricompense da darvi, giustamente, come ringraziamento. Quindi ho creato, ovviamente, in base agli step e ai livelli, diciamo così via, o comunque alla quantità di contributo e aiuto che darete, dei livelli di ringraziamento, diciamo, che vanno da canali Telegram a canali Discord riservati, a incontri tra me e voi, a merchandising di sconto, emoji, badge, gif e tante altre cose che vedrete online. Potrebbe sembrare poco, ma in realtà ci ho molto pensato, è l'unico modo che ho per ringraziarvi davvero. E viste tutte queste ricompense che ho pensato, che ho sistemato appunto nei vari siti da darvi in caso appunto vostro di abbonamento, di contributo, eccetera, penso che aiutino sempre di più nell'obiettivo che ho in testa io, ovvero di migliorare l'interazione tra me e voi. Quindi attraverso queste ricompense, queste attività, tra me e voi ci sarà molta più interazione diretta, confronto, dialogo, anche tête à tête, diciamo. Quindi è molto bello, cioè io sarei davvero molto contento di farlo, però come vi ho già detto, ognuno è libero di farlo e soprattutto
tutto, come ripeto, come ho detto all'inizio, ci saranno delle cose in più per chi lo farà, per chi parteciperà, per chi contribuirà, però i contenuti che avete sempre visto continuate a vederli. Vi lascio tutti qua sotto i link in descrizione, sia di Streamlabs, sia di Patreon, sia delle pagine di YouTube. Ognuno è libero di fare quello che vuole. Io in ogni caso vi ringrazio per aver visto il video e spero che abbiate capito ciò che ho fatto, perché l'ho fatto e che non ci sia niente di male, perché ogni euro che entrerà uscirà per un investimento per migliorare il canale, perché è come se fosse una promessa che vi faccio, perché voi credete in me nel progetto e io vi prometto di migliorare il progetto grazie al vostro contributo, ok? Piccolissima nota, per ora lo shop online deve essere ancora approvato, quindi è un attimo in fase di approvazione, appena sarà possibile comunque vi informerò dell'aggiornamento sullo shop online, quindi magliette, loghi, adesivi, eccetera, Indovinox, perché è una delle ricompense, dei rewards, avere uno sconto sullo shop online. E mi raccomando, vi ricordo che ho aperto un secondo canale YouTube, Justindo, e questo è quanto, grandissimi miei. Spero che vi sia arrivato il messaggio. La cosa importante e il fulcro della questione è che ogni contributo vostro che farete in me, quindi ogni euro che donerete, che mi darete, io subito lo investirò per migliorare l'attrezzatura, gli strumenti per le live, i video, eccetera, eccetera. Perché è una promessa che vi faccio. Perché voi credete in me, nella mia promessa, nella mia idea, nel mio progetto, e io vi darò una soluzione per far sì che quell'idea, quella promessa si realizzi, per arrivare sempre più in alto, a migliorare sempre di più e portarvi ciò che io e voi vediamo, quel potenziale che vediamo, per esaudirlo. Grandissimi miei, questo è quanto. Grandissimi miei, ci vediamo presto con un prossimo video. Ciao!